nostra rubrica di approfondimento interamente incentrata sul patrimonio artistico a rotelle. Siamo reduci da una settimana molto impegnativa perché gli amanti del pattinaggio hanno assistito la mattina ai mondiali di ghiaccio che si sono disputati in Giappone, tra l'altro con un successo incredibile. A tal proposito vi ricordo di guardare la puntata che andrà in onda martedì prossimo alle 20.20 appunto su Sport2U, perché Francesca Cazzaniga intervisterà Barbara Luoni, che è la coach di Sara Conti e Niccolò Masci, che è appunto a Saitama hanno conquistato una storica medaglia di bronzo per l'Italia, fondamentalmente non tanto in attesa, ma che ha proiettato questi due ragazzi in una nuova dimensione. Nel pomeriggio invece abbiamo assistito ai campioni italiani di gruppi, capitani gruppi show e precision, il primo vero appuntamento della stagione. Abbiamo fatto la settimana scorsa una puntata di presentazione e oggi invece entriamo un po' più a gamba tesa analizzando quello che è successo. Visto la grande portata dell'evento, oggi non sono da solo ma addirittura tre ospiti. Iniziamo da fondamentalmente una collega, un'istituzione da un punto di vista mediatico nel pattinaggio, fondatrice di Skating Idea. Diamo il nostro benvenuto ad Arianna Pirola. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao Arianna, rimaniamo nella zona di Monza perché abbiamo con noi l'allenatrice del Monza Precision Team, che a Reggio Emilia ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria junior e la quarta posizione in categoria senior. Diamo il nostro benvenuto a Laura Longoni. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te. L'ultimo ospite lo conoscete già perché è stato nostro ospite la settimana scorsa, seppur per purtroppo poco tempo, ma oggi ce l'abbiamo per tutti e 30 minuti. Il suo ha avuto tanti gruppi in questo campionato regionale, ma il suo gruppo era Novazio, al debutto nei grandi gruppi ha conquistato un'ottima quarta posizione. Stiamo parlando di Massimo Carraro. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te. Che bello avervi tutti quanti insieme. Una roba meravigliosa. Arianna, partirei da te. Diciamo, tu hai avuto l'occasione di guardare durante la tua carriera tantissimi campioni italiani. Questo era diverso rispetto al solito perché, come sappiamo, è entrato in rollarte anche nelle categorie dei grandi gruppi, dei piccoli gruppi, nei quartetti. Una tua impressione di carattere generale per quello che hai potuto vedere dal vivo? Ma allora ti dico, prima di tutto, anche quest'anno 210 gruppi in gara, quindi comunque parliamo di numeri che la specialità conferma ogni anno, e sempre secondo me per la federazione è importante questo tipo di movimento. Lato rollart poteva magari esserci, potevano esserci magari dei problemi a livello organizzativo per, per la novità dal punto di vista tecnico, le tempistiche, invece secondo me è stato sorprendentemente molto positivo anche a livello proprio di spettacolo dagli spalti. Secondo me è stato tutto molto fluido e sicuramente l'organizzazione dello Skating Club Albinea, diretta da Silingardia, confermato la sua esperienza su questo tipo di campionati. Parliamo comunque tra atleti e allenatori, coreografi accreditati, più di 2.600 persone, quasi 2.700. Quindi diciamo che sicuramente la carne sul fuoco era tanta. Nello dispiegarsi nelle quattro giornate, sicuramente io ho guardato con grandissimo piacere sempre le gare juniores, perché comunque diciamo scrivono un po' il futuro di queste discipline. E sicuramente con occhio di riguardo invece le categorie, in particolar modo dei grandi gruppi dei sincro, che ovviamente sono state probabilmente quelle più colpite dal post-Covid, diciamo così. Proprio a livello di atleti, secondo me c'è stato grande difficoltà a creare questo tipo di numeri proprio a livello di team, correlate ovviamente a tutte le novità per il precision, soprattutto correlate alle diciamo difficoltà del rollout. Molto bene invece secondo me lo spettacolo per i piccoli gruppi, si sono presentati tanti gruppi e nonostante la novità del rollout abbiamo visto veramente cose nuove
Io sono stata sorprendentemente sorpresa, mi aspettavo anche nei quartetti una gara molto più flat, legata appunto a questa novità, a questo nuovo regolamento, ma diciamo i gruppi italiani sicuramente daranno filo da torcere ai prossimi campionati europei e mondiali. Speriamo davvero sia così, anche perché la concorrenza è molto, molto, molto importante. Ma appunto, a proposito di citati gruppi junior, passerei a Laura chiedendogli un po' un bilancio dei suoi due team, appunto un primo posto, un quarto posto, un tuo bilancio generale su queste due gare. Allora, inizio col dire grazie per la presentazione. Io sono il braccio destro di Paola Biella, che è il nostro direttore tecnico di riferimento in società. Quindi parlo a nome anche suo e degli altri membri del nostro team, Roberto, Giulia e tutti gli allenatori di Sincro. È stato, per quanto riguarda la squadra junior, un bilancio positivo, nel senso che il lavoro di palestra è tanto, soprattutto con le ragazze giovani, insomma, 20 ragazze da tenere insieme, nonostante la scuola, le gite, gli impegni, è una bella sfida. Il roll art sicuramente le obbliga anche le ragazze a diventare un po' più scientifiche nel modo di approcciare gli allenamenti. E a quindi sviluppare anche una forma mentis diversa che va oltre l'esecuzione della performance, ma proprio anche capendo i punti chiave, che ci sono delle cose che ti penalizzano più di altre, e overall a tutto è importante comunque un'esecuzione pulita, una tecnica elevata e un'abilità di piede notevole. Quindi sicuramente ci sta indirizzando in una. Direi di una direzione comune per quanto riguarda il mondo del sincronizzato, ma in generale di tutte le specialità che lo stanno adottando. Ed è un bene secondo noi perché abbiamo le stesse linee guida, gli stessi obiettivi su cui lavorare e a cui tendere. Per quanto riguarda in generale questo campionato, abbiamo devo dire che per la categoria junior siamo soddisfatti del risultato ottenuto e della performance fatta. Come squadra senior, questo quarto posto ci lascia un po' con l'amaro in bocca. La prestazione poteva essere di livello più alto, il nostro livello tecnico sulla costruzione delle coreografie, quindi come allenatore possiamo dire che ci siamo, che il roll art è chiaro su quello che pretende e ovviamente il lavoro da fare è con gli atleti. Su un'esecuzione, diciamo, sempre migliore, perché alla fine la cosa bella del roll art, bella e challenging, diciamo, è il fatto che ogni gara giustamente a sé, e quindi una coreografia forte, un disco strutturato molto bene, performato non al massimo livello, purtroppo pesa meno rispetto a un disco fatto bene, giustamente, ma magari prima non sempre era così, magari prima si riusciva a trovare un po' più di scusanti, adesso c'è un'oggettività in più, mettiamola così. Massimo, invece, come abbiamo detto prima, grande soddisfazione per i Renovazio che al debutto hanno fatto un ottimo quarto posto. Un tuo bilancio non solo dei Renovazio, ma di tutti i tuoi atleti che ne avuti parecchi. Beh, il mio bilancio è sicuramente positivo, nel senso che tutti i miei atleti hanno performato benissimo, quindi io ho proprio visto il frutto dell'allenamento in pista e questo è quello che mi rende più orgoglioso. E anche dal punto di vista comunque delle classifiche, io ho cominciato già giovedì con i piccoli gruppi di visione nazionale che non hanno roll art, però considerando che poi questi atleti arriveranno alle categorie effettive, come diciamo noi, il lavoro già lì si vede che è centrato su quello. E quindi ho avuto un piccolo gruppo che è arrivato secondo e quindi volenti o nolenti l'anno prossimo dovranno confrontarsi con roll art. Un gruppo junior che alla sua prima esperienza in questa formazione comunque ha conquistato un dodicesimo posto e confrontandosi con roll art a quell'età lì, io sono super soddisfatto del risultato ottenuto, anche perché la gara dei gruppi junior secondo me è stata una delle più interessanti dal punto di vista proprio di questo nuovo punteggio. Ho avuto la fortuna e il privilegio di collaborare con Alessandro Spigai ad un quartetto senior che ha ottenuto il quarto posto, il quartetto Pragma. E lì per me è stata una bellissima esperienza perché Alessandro si è occupato degli elementi tecnici e io mi sono occupato della parte coreografica, quindi
un peso un pochino per me tolto, perché adesso con Rollart e gli elementi obbligati tecnici, diciamo che l'importanza di questi elementi è veramente grossa, e ho avuto anche la possibilità di imparare tanto. Comunque lui, confrontandosi con Rollart nelle specialità di solo dance e copy artistico già da un po', ho imparato veramente tanto. E poi i grandi gruppi, io ne avevo due in gara, di cui vabbè, erano Vazio, che nel mio DNA ormai, una volta come piccolo gruppo, adesso come grande gruppo. E diciamo che io sono contento perché ho cercato di tenere il mio stile, però adattandomi un pochino a quello che erano intanto i tempi attuali e poi il nuovo giudizio che ci prestavamo ad affrontare, e sono felice che il lavoro comunque sia stato apprezzato. Devo ancora sistemare un po' di cose io, però questa gara c'è proprio, secondo me è stata proprio una gara di gavetta per tutti, per capire come impostare il lavoro anche in futuro. Quindi io sono veramente soddisfatto di tutti i miei atleti. Molto bene. Massimo, rimango con te perché appunto come rappresentante di piccoli gruppi, grandi gruppi e quartetti, volevo chiederti come hai trovato in linea generale l'approccio con il roll art e come hai trovato il roll art con i gruppi. Allora, devo dire che anch'io, come diceva Arianna, sono stato abbastanza sorpreso positivamente dal fatto che la gara dei quartetti non sia stata così, passiamo il termine, noiosa come mi aspettavo. Ovviamente in un programma di 3 minuti avere degli elementi obbligatori, nei quartetti senior comunque erano 4 elementi di una certa durata, sembrava dovesse lasciare pochissimo spazio alla coreografia. In verità, io ho visto dei lavori molto vari e con degli elementi tecnici abbastanza chiari, nel senso che è stato più facile anche leggerla questa gara nel momento in cui uno conosce gli elementi tecnici, riesce a vedere subito il valore del quartetto, riesce a capire a che livello si è con la preparazione del quartetto, e quindi la gara è stata veramente molto interessante. Ma questo lo dico proprio più che da spettatore che da tecnico. Io confermo, ho in mente un momento, quartetto allenato da signor Vitta, che chi non sa chi sia, è ovviamente una firma sulle coreografie di Sandro Guerra che non possiamo non nominare, e lì vedi ovviamente la storicità, nel senso che si ritorna un pochettino forse a degli elementi un pochino più tradizionali che erano magari stati messi da parte, ma sempre artisticamente molto validi e che secondo me sottolineano il valore del pattinaggio artistico con la A maiuscola. Cose fatte bene, pulite, ma che uno qualsiasi tipo di spettatore, quindi io parlo sempre un po' da esterno, diciamo così, secondo me è super fruibile proprio come spettacolo e si capisce, quindi questo è stato un valore aggiunto che non mi aspettavo, quindi ben venga il Certo. roll art, ecco. Sì, no, il roll art assolutamente benvenga, perché a parte il fatto che ci, tra virgolette, costringe ad essere tutti un pochino più bravi nella progettazione della coreografia, nell'allenare gli atleti e quindi nel Non ci sono preparare gli atleti. scorciatoie, Non sono insomma. scorciatoie, ma soprattutto ci aiuta a impostare anche gli allenamenti, che nei gruppi show fino ad adesso erano un pochino inventati, quindi non c'era una metodologia vera di allenamento, oppure c'era, ma ognuno si inventava la sua. Mentre adesso, nel momento in cui tu devi presentare un traveling, devi presentare un cluster, devi presentare degli elementi comunque che hanno bisogno di essere provati, questo ci aiuta anche tanto a impostare l'allenamento per tutto l'anno. Perché secondo me il grande miglioramento di questo roll art è il fatto che adesso finalmente un pattinatore che fa gruppo spettacolo può lavorare tutto l'anno. Mentre fino a un paio d'anni fa si cominciavano a fare le coreografie, si lavorava sulla coreografia e finite le gare, magari ci si fermava anche un po' di mesi per fare altre discipline. E quindi, no, sicuramente secondo me il roll art è un grandissimo vantaggio. Come tutte le innovazioni, bisogna saperle leggere in maniera univoca, e questo forse è stato non il problema, però quello che ha fatto scaturire un po' di malumori in questo campionato, e
e poi portarlo avanti per poterlo evolvere tutti quanti insieme. A tal proposito, io ieri ho ascoltato il webinar che è stato organizzato dalla FISTR, che è stato fondamentalmente andato un po' a caldo, no? Perché un giorno dopo il campionato, e un aspetto che è emerso molto durante il confronto è stato quello della ricerca di un confronto, e molti dicevano, molti rappresentanti dei gruppi spettacolo dicevano, dobbiamo fare come il Precision. E a questo punto io chiedo a Laura, com'è andato il processo di transizione da White a Roll Art con il Precision? Allora, è stato un processo lungo, non immediato, nel senso che siamo passati da Precision, premetto, era già una disciplina abbastanza strutturata in cui ci eravamo dati degli elementi, delle figure codificate che facevamo tutti. Diciamo che abbiamo avuto un anno, il 2018 se non erro, in cui abbiamo costruito le coreografie con qualche linea guida in più. La valutazione delle gare è stata comunque con il vecchio sistema di giudizio, ma era affiancato da un pannello tecnico giudicante col Roll Art. E quindi, diciamo, la classifica ufficiale, per esempio, ai mondiali è stata una, però di fianco potevi paragonarla con quello che sarebbe stato dall'anno successivo. E questo è interessante perché si vedeva proprio un ribaltamento, il campione del mondo cambiava, quindi ti dava proprio l'idea di una direzione diversa. Questo anno di transizione è stato molto utile anche, come si diceva, per programmare gli allenamenti, perché si deve andare molto più nel dettaglio, molto più su una consapevolezza complessiva, generale, di tutti i membri della squadra, di cosa è obbligatorio fare in quel momento, cosa si deve evitare. Quindi questo anno è stato molto utile. Dall'anno successivo ovviamente siamo partiti con il sistema di giudizio del Roll Art, e di anno in anno comunque il regolamento si è aggiornato. Diciamo che se i primi anni si sperimentava, quindi di anno in anno le variazioni proprio al regolamento erano tante, adesso già dall'anno scorso a quest'anno sono state un po' di meno, e questo ci fa dire anche che stiamo andando via via a stabilizzarci, perché in effetti un regolamento che cambia di anno in anno non è facilissimo da gestire, anche perché magari un gruppo che partecipa ai mondiali inizia la nuova costruzione più tardi rispetto a un gruppo che conclude la stagione dopo i nazionali o comunque dopo qualche trofeo e vorrebbe già iniziare il programma dell'anno dopo. Quindi il fatto che stiamo andando su uno standard in cui sì, giustamente i cambiamenti ci sono, perché in base a come va la stagione si cerca sempre di migliorare, però non stiamo stravolgendo, ci porta a dire che il lavoro fatto sta dando i suoi frutti, diciamo così. Anche perché possiamo dire che comunque c'è stato un po' un parallelismo al regolamento del ghiaccio, quindi c'è stato proprio un momento in cui si diceva il cerchio waving lo vogliamo fare come lo fa nel ghiaccio, ma è possibile? Sì, no, boh, forse. Finché non è stato provato effettivamente, ci sono stati proprio, secondo me, degli adattamenti in pista da parte di tutti i team, sia junior che senior, in diverse modalità. Quindi anche il regolamento junior e senior ci saranno sicuramente degli aggiornamenti ulteriori a livello proprio tecnico, molto molto nel dettaglio, secondo me. Sì, si è partiti dal ghiaccio e poi si cerca di calarlo nelle rotelle. Ovviamente l'attrezzo è diverso, le dimensioni della pista sono diverse, quindi muovere 16 persone in un determinato modo quando è la pista grande di 50 metri o di più è un conto, in un 20x40 si fa un po' più fatica. Stiamo cercando, secondo me, di dare un taglio nostro, quindi siamo partiti dal ghiaccio ma adesso lo stiamo un po' tailorizzando su quello che è il nostro stile. Ma banalmente anche il minutaggio, abbiamo un minutaggio di 4 minuti e mezzo per quanto riguarda la categoria senior, prima avevamo addirittura 5 minuti. Il numero degli elementi è andato a calare, prima ne avevamo di più perché giustamente bisogna dare spazio alle transition, a un minimo di
anche espressività dell'allenatore, del coreografo, che vuole far vedere magari qualcosa che vada oltre solo gli elementi tecnici. Infatti i consigli che dà Worldskate sono proprio quelli di non far durare troppo tempo ogni singolo elemento tecnico, anzi questo è addirittura penalizzante, perché sennò davvero diventiamo solo livelli e solo elementi e non sono più belle le coreografie. Quindi diciamo che le linee guida ci sono, sta a noi applicarle e cercare di mettere in quello che costruiamo il nostro tratto distintivo, che di società in società ovviamente cambia, perché gli allenatori cambiano, ma è questo il bello alla fine. A questo proposito, abbiamo ancora 9 minuti, perché altrimenti il mio regista mi uccide, però ho 3 domande chiave per tutti voi. Inizio da Arianna, approfittando anche della sua professione, che come sappiamo cura proprio anche come social media manager, no? È molto attenta alla comunicazione, il suo lavoro è la comunicazione. Arianna, io credo che il pattinaggio spettacolo, o gruppi show, come vogliamo chiamarlo, come lo chiamiamo, sia uno dei cavalli di Troia della disciplina, cioè è una cosa che chi la guarda, anche una persona che non ha idea di cosa stia vedendo, viene comunque affascinata da quello che sta guardando. Secondo te come si può sviluppare ancora questo prodotto da un punto di vista proprio comunicativo? Una domanda difficilissima che ci vorrebbe un'ora per rispondere. Mi rendo no, conto. Beh, allora ho avuto la fortuna di collaborare con anche per esempio Franco Culcasi, che sicuramente la sua esperienza con l'International Roller Cup e anche per esempio l'Europeo di Forlì dei gruppi show l'anno scorso ha sicuramente dato anche a lui, nel suo caso, la possibilità di sperimentare anche questa disciplina. Secondo me bisogna comunicare prima dell'evento meglio col pubblico, cioè il problema non è tanto la gara in sé, perché comunque le tecnologie oggi ci consentono delle riprese in HD, quindi tutti i costumi, tutti i dettagli vengono assolutamente colti, soprattutto nello show, dove poi comunque zoomare sull'atleta è molto interessante, nel precision è meglio vedere tutto più dall'alto, però sicuramente i dettagli degli atleti sono ripercorribili, il problema è prima e dopo, secondo me, che si può sicuramente migliorare proprio a livello di comunicazione. Sono d'accordissimo. Anche magari io, per esempio, credo che sia il momento, vabbè, lancio così, credo sia il momento di sfruttare meglio social come TikTok, no? Che hanno una potenza comunicativa enorme. Io mi auguro che anche in quest'anno, quando inizieranno le gare più importanti, anche sui canali federali si possa iniziare a vedere delle cose che basta scrollare e rimani anche affascinato da quello che vedi, no? Questo ovviamente è un'idea molto elementare, però credo che il pattinaggio spettacolo sia proprio una delle armi vincenti di questa disciplina. Massimo, invece volevo dirti, secondo te gli elementi da andare a rincare in questo momento quali sono? Cioè, in questo nuovo regolamento ci sono degli aspetti che credi sia meglio intervenire, o per ora va bene così e basta abituarsi? No, come diceva prima Laura, credo che l'intervento non debba essere fatto finché non c'è la chiarezza tra noi e la giuria, perché secondo me uno spettacolo è ancora più interessante quando tutti sanno qual è l'obiettivo comune. E quindi andare adesso a sistemare un regolamento che dobbiamo ancora ben capire come sfruttare, perché di questo si tratta, no, io non farei degli interventi. Io, come dicevi tu prima, farei più incontri, sia con i giudici, però anche tra noi tecnici, magari mettendo un pochino da parte l'orgoglio personale per capire come far crescere il movimento, perché questo è veramente importante, secondo me, e sfruttare quello che il regolamento ci aiuta a migliorare, cioè queste 4 components, perché nei grandi gruppi e nei piccoli gruppi si tratta delle 4 components, quindi il miglioramento individuale dell'atleta, il miglioramento della struttura coreografica del gruppo, con la tecnica di gruppo, la performance dell'atleta, quindi andare ad usare anche altre arti sceniche come magari la danza, il teatro, per migliorare l'atleta, e poi la performance, che dovrebbe essere poi il riassunto di tutto questo. No, secondo me gli interventi, per quanto riguarda grandi e piccoli gruppi, che sono
la parte più spettacolare della specialità non sono da fare adesso, c'è prima da aver ben ben chiaro che cosa il regolamento prevede per poi andare tutti nella stessa direzione, comunque avendo la libertà di esprimere il proprio carattere, perché fortunatamente, non avendo gli elementi tecnici, noi abbiamo 5 minuti per esprimere completamente quello che vogliamo, dobbiamo semplicemente capire in quale direzione. Secondo me Roll Art è una bellissima evoluzione del regolamento, del white, e comunque ci aiuterà a migliorare tantissimo la parte qualitativa proprio del nostro lavoro, però ci vuole forse un po' di tempo e dei workshop, come fanno nel Precision, per capire la direzione esatta da prendere. Sono d'accordissimo. Io aggiungo un'altra cosa, che finalmente quest'anno abbiamo capito un po' come è andata, no? Perché anche lo spacchettamento delle components ti aiuta a capire un po' dove si sono direzionati i giudici. Laura, chiudo, dimmi. Sì, io riguardo a questo mi aspettavo uno spacchettamento ancora più radicale, però forse questo era un mio... Anch'io. Io ormai non me lo aspetto più. Perché tante volte, ma sai, io lo vedo veramente come un modo per migliorare me stesso, quindi mi aspettavo veramente di vedere queste components un pochino più separate tra di loro. Il problema è che per come sono state costruite c'è sempre un parametro che lega una all'altra, e quindi sì, forse questo potrebbe essere una variazione che si potrebbe fare però in futuro. Per adesso questo spacchettamento non l'ho esattamente notato, ecco. Sì, però diciamo, si sta evidenziando che magari per chi non ci segue, le components molto spesso erano vicine, cioè magari se c'era una voce a un determinato punteggio, anche l'altra, che magari dovrebbe rappresentare in teoria qualcos'altro, era molto vicina. Tendi a dire questo, immagino. Sì, perché io ad esempio ho visto dei gruppi che erano fortissimi, magari nella tecnica di gruppo, rispetto ad altri, e un pochino più carenti magari negli skating skills rispetto ad altri. E quindi io avrei voluto vedere... Se un gruppo è migliore di un altro, dovrebbe essere una componente o due o tre che prevalgono, non tutte per forza. Magari qualcosa prevaleva, però di poco rispetto a quello che ho visto io. Allora, è molto difficile, perché comunque stiamo giudicando gruppi da 12, da 24 persone, quindi io capisco che soprattutto certo. Sulle skating skills sia molto complicato, e penso che anche i giudici comunque abbiano bisogno di allenarsi in questo. Assolutamente. Laura, abbiamo pochissimo tempo, ma abbiamo un minutino per rispondere a una domanda molto semplice. In una barra da 0 a 100%, il completamento del Precision a che livello sta? Il completamento, qual è il 100%? Il non modificare più roll art? Esatto. No, nel senso che siamo a un ottimo livello. Ovviamente oltre la metà per quest'anno ci siamo, poi è giusto continuare a migliorare, perché altrimenti, considerando che gli elementi obbligatori si alternano un anno sì, un anno no, davvero poi rischi 2 anni dopo a rifare la coreografia molto simile a 2 anni prima, e non va bene. Quindi è giusto continuare a dare degli input in più e di anno in anno dare anche più spazio alla creatività, quindi... Direi che ci siamo, ma continuiamo a migliorare, perché almeno continuiamo a crescere. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio, è stata una puntata bellissima. Grazie a te. Grazie mille. Veramente bellissima, ringrazio. Laura, ringrazio. Adesso il nostro percorso di continuazione a te. A maggio, perché ci sono i campionati europei, e quindi sicuramente faremo una bella rimpatriata anche per parlare di questo campionato. Quindi grazie a tutti, grazie per averci seguito, e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 9:30. Grazie mille. Grazie. Ciao.